mostra fotografica prodotta dalla Cineteca Sarda a partire da un progetto dell'Università di Cagliari racconta alla Fondazione di Sardegna il capolavoro di Vittorio De Seta, Banditi a Orgosolo. Davide Vannucci. Questi sono pastori di Orgosolo. Il loro tempo è misurato su quello delle migrazioni stagionali, della ricerca del pascolo, dell'acqua. Esattamente 60 anni fa, il mondo scoprì la realtà arcaica della Barbagia, il conflitto tra una legge primitiva e le norme dello Stato moderno, e lo fece attraverso un'opera che portò il neorealismo su un altro livello, Banditi ad Orgosolo, di Vittorio De Seta. A questo capolavoro è dedicata una mostra fotografica a Cagliari, alla Fondazione di Sardegna, Abissi di Silenzio. In mostra sono presenti una cinquantina di foto, alcune con pannello singolo, altre montate in più foto dello stesso pannello, cercando di dare una narrazione, un senso con uno sviluppo che è quello della Barbagia del periodo. Fotogrammi e immagini di scena rigorosamente in bianco e nero per raccontare un film che ha segnato un'epoca. Ha anticipato il modello del cinema a basso budget, del cinema indipendente, quello che oggi facciamo con i mezzi agili e che lui ha fatto con mezzi pesanti, però con lo spirito che oggi si utilizza. Quindi lui diceva: conoscendo Banditi Orgosolo, i tuoi studenti possono conoscere un modo di far cinema che è sicuramente molto molto attuale. Il cinema sardo deve tanto a quell'opera. Alcuni autori lo citano esplicitamente, che so, Salvatore Mereu fa proprio riferimenti costanti al lavoro di De Seta, ma l'elemento si trova un po' in tutti gli autori come riferimento più o meno esplicito.